inizio a questa bellissima presentazione, purtroppo penalizzata da cattivo tempo. E Roma purtroppo è così, quando piove, non, e piove in questo modo, è paralizzata come avete potuto constatare. Io l'ho pagato sulla mia pelle da stamattina, ho preso tanta di quell'acqua che proprio l'amore e l'impegno preso, altrimenti sarei andato sotto le perse calde, come si dice a Roma, per cercare di asciugare l'umidità. Sono due cose che penalizzano veramente queste manifestazioni, cattivo tempo e le partite di calcio. Se queste cose sono veramente la cosa più brutta che possa capitare per le presentazioni. Io ne ho fatto cattive esperienze quando avevo la libreria ASEC, che forse voi conoscete, vicino a Piazza Navona. Per 3 anni ha collaborato, ho avuto insomma in prima persona la libreria, e avevo organizzato una sorta di incontro che avevo chiamato Incontriamoci il martedì. Perché il martedì? Dice, non il mercoledì, perché il martedì a quel tempo c'erano sempre le partite, quindi avevo escluso. Adesso non è più possibile nemmeno quello, perché ci sono lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, tutti i giorni ci sono partite. Per cui veramente è un rischio che si corre. Quindi pazienza, godremo di più questo il tempo e le parole che i nostri autori vorranno dedicarci e informarci. Io però prima di, non parlerò del libro, perché del libro e del mandato dell'universo bambino ne parlerete voi. Io devo fare una domanda a Daniela. Perché hai scelto le edizioni mediterranee per questo libro? L'hai scelto perché io, se ben ricordo, pubblicai il primo libro, uno dei primi libri in Italia sul mandala, il grande libro del mandala di, come si chiamava l'autore? L'ho segnato perché non mi ricordo più, Aguirre, con la prefazione di Trompa, eccetera. E mi ricordo che questo libro bellissimo, è formato 4 volte questo qui, se ben ricordo, che è tuttora però in catalogo, e risaliamo al 1980, quindi parliamo di 40 anni fa. Quindi è un libro che è ancora in catalogo ed è uno dei più belli forse che si sia in commercio. E mi ricordo che la traduzione fu affidata ad un ragazzo stranissimo che, innamorato di questi argomenti, però non era un traduttore professionista, era un ricco molto fortunato, perché il nonno aveva delle miniere, non so di che, in Sardegna, roba del genere. E una cosa particolare ricordo benissimo, che lui girava sempre con un sacchettino con le monete dei cinque. Lui nulla faceva se non dopo aver consultato i cinque. Era veramente una cosa che mi è rimasta a distanza di 40 anni, me la ricordo. Poi ne abbiamo pubblicato ancora un altro, quello del mandala, che si possono dipingere, eccetera. Anche questo è stato pubblicato 30 anni fa, perché nel 2010. E poi eccoci qua. Quindi qual è il libro che ti ha, o l'argomento, o la cosa che ti ha ispirato a rivolgerti a noi? Questa è una cosa che mi piacerebbe, te lo volevo chiedere da tanto tempo. Grazie per la domanda, perché allora l'artefice un po' di tutto questo ce l'ho accanto, no? Nel senso che intanto questa casa editrice mi colpì perché era una casa editrice dove appunto c'era molto un clima familiare, c'era molto, perché loro sono un po' tutta la famiglia coinvolti nella casa editrice, ma poi anche per gli argomenti, perché io appunto avevo appena fondato un'associazione di relazione umana e risorse spirituali, e voi pubblicate tantissimo sulla spiritualità, per cui per il primo libro era un libro che veramente, cioè il mandala è uno strumento, è una preghiera, è uno strumento spirituale, per cui quale casa editrice che magari poteva avere
cura di quanto avevo scritto, perché avevo scritto delle esperienze dei pazienti oncologici e quindi volevo una casa editrice che appunto capisse questo linguaggio e fosse anche rispettoso di quello che avevo scritto. Tanto è vero che l'artefice dico Gaspare perché avevamo fatto tutta una ricerca di... E lui infatti mi disse: questa è una casa editrice che ti può essere, come dire, vicina per gli argomenti e per quello che tu vuoi fare con questo libro. Ed effettivamente quando mi ha risposto, Mara mi sembra, mi ha risposto, e mi scrisse: gentilissima dottoressa, abbiamo letto il suo manoscritto, ci sono i presupposti per una pubblicazione. E io che sono cresciuta negli Stati Uniti e quindi il mio modo di scrivere è proprio americanato, no? Io risposi: ma è proprio sicura che lei... E lei mi disse: guardi, non toccheremo niente di questo libro, soltanto il titolo, perché è un libro che tocca veramente il cuore. E quindi disse a Gaspare: cioè, vedi, come è stata la casa editrice che è arrivata da noi, non siamo stati noi alla fine a sceglierla, perché chiunque abbia letto quelle esperienze sicuramente ha capito qual era il messaggio che io volevo dare, perché era un libro che era stato, come dire, desiderato dai pazienti e per i pazienti, per cui loro sono stati anche, addirittura uno dei casi che io descrivo ha voluto anche mantenere il proprio nome, non ha voluto avere uno pseudonome, perché dice: no, io racconto la mia esperienza e la racconto con il mio vero nome. E quindi io sarò sempre grata a vita alla casa editrice, alle Edizioni Mediterranee, per questo rispetto che ha avuto nei confronti di quello che avevo scritto allora. Ovviamente quando poi con il secondo libro racconto ancora di esperienze, perché i bambini, sapendo che avevo scritto delle esperienze con i pazienti oncologici, i bambini che partecipano ai nostri laboratori hanno detto: beh, anche noi vogliamo scrivere un libro, Daniela. E quindi racconta della nostra esperienza. Però ovviamente questa volta ho detto: vabbè, se devo raccontare della vostra esperienza, loro poi si vogliono sentire protagonisti, i bambini, no? Per cui sapevano che Gaspare era molto vicino al nostro lavoro e volevano appunto essere coinvolti nel vero senso della parola, cioè essere intervistati. Per cui a quel punto ho detto: bene, vi farò intervistare da un giornalista. E di comunicazione parlerà proprio un giornalista, un esperto nella comunicazione. E così mi sono un po' trascinata quella persona che 10 anni prima aveva aiutato me a scegliere la casa editrice. Ecco che ci troviamo insieme in questa avventura da così tanto tempo, e come un giornalista appunto si avvicina a questi argomenti. Anche se il nostro modo di incontrarci era partito da tutt'altro, perché lui era venuto in ospedale per intervistarmi e si aspettava una decrepita psiconcologa retica e brontolona, e invece poi trovò una folle amante del mandala, dell'arte, e quindi da quel momento lui si è appassionato a tutto quello che noi facevamo e non ci ha più mollati, o meglio, noi non l'abbiamo più lasciato andare, lo abbiamo adottato. Un po' questa è la storia, Gianni. Ecco, grazie, grazie. Tutto, non era una domanda per sentire, no? Complimenti, però ero curioso se era dato appunto dal libro del mandala pubblicato precedentemente o fosse da tutti, insomma, dagli argomenti che noi trattiamo. Tutte le persone. Quindi adesso per parlare di questo libro, che veramente è una chicca, un libro delizioso, basta sfogliarlo, nemmeno leggerlo che viene voglia di metterselo in tasca, così, è così fresco, così autentico, così vero che raramente capita, proprio solo sfogliando il libro, per me io ho una formazione professionale, no? Che riesco anche a libri che non conosco, che questo chiaramente lo conosco, sì. Libri anche non miei, o che ho, di cui acquisto i diritti di traduzione, in genere riesco solo guardando, ma questo veramente è un libro delizioso, grazie, sono felice di averlo pubblicato, perché il nostro modesto contributo alla tua iniziativa, che è così nobile e bella, merita tanto successo. Grazie. Io sì, insieme a Gaspare vi racconteremo. Intanto voglio fare una premessa, ragazzi: anche se lo avete già comprato il libro, siamo vicino a Natale, no? Voi sapete che questo libro, cioè tutti i ricavati che noi prendiamo da questo libro, noi l'abbiamo proprio dedicati a un progetto
per i pazienti oncologici, ma bambini, pediatri oncologici. È un libro che nasce dai bambini, con i bambini e per i bambini. Per cui, come diceva il dottore Canonico, è un libro che si legge molto, con molta semplicità, con molta, in mezz'ora, in un'oretta voi lo leggete questo libro. E poi ho voluto anche inserire proprio dei mandala per aiutare anche, per coinvolgere anche i bambini ad avvicinarsi al libro. È un libro che può essere anche letto dai bambini, con un linguaggio molto semplice. Io non sono una scrittrice, sono una terapeuta, per cui diciamo che tutte le mie defaianze mi ha aiutato Gaspare a correggerle, no? E io raccontavo le esperienze e insieme le abbiamo messi insieme più di 10 anni di esperienza con i mandala, dove dentro ci sono appunto esperienze fatte con bambini e figli di pazienti oncologici, con bambini con disabilità, con bambini che avevano perso i loro genitori perché appunto a causa di un incidente o perché il loro genitore era morto per un cancro, e quindi avevano bisogno di lavorare con le loro emozioni. E quale strumento più bello? Quello del cerchio, no? Il cerchio esiste dai tempi dei tempi, il giro giro tondo, i primi scarabocchi che noi facciamo quando siamo piccoli, il viso della mamma, il sole, la luna, tutto è cerchio nell'universo, e quindi è uno strumento che è conosciuto da tutti e che nello stesso tempo, dove il bambino giocando impara l'armonia, impara la condivisione, impara la collaborazione, perché tutto viene fatto in cerchio. Noi questi laboratori li teniamo abbinandoli a delle attività come lo yoga, il tai chi, quindi i bambini lavorano sul corpo e lavorano nello stesso tempo sulle emozioni e lavorano anche sulle loro attività cognitive, perché questo lavoro potenzia la memoria, stimola la creatività, stimola il bambino al problem solving. Per esempio durante la pandemia, no? C'è anche un paragrafo che parla proprio di come si può utilizzare questo strumento anche in un momento così difficile. I bambini stessi dicevano alle loro mamme, perché noi abbiamo continuato a fare i laboratori anche online, e dove i bambini dicevano: mamma, ma se il problema è il Covid, il problema è il respiro, lavoriamo come quando facciamo il laboratorio con Riccardo, perché quelli che vedete sono i nostri volontari che si sono spostati dalla Sicilia proprio per questa serata. Ecco perché vi invitiamo veramente a portarvi questo dono a casa e a donarlo anche a un vostro amico, a vostri bambini. Penso che avrete dei nipoti, delle figli di amici e quant'altro. E come dicevo, quindi questo strumento così semplice ha un grande potere dentro, però è anche uno strumento che, infatti, il libro racconta di due esperienze. Qui chiederò a Gaspare, perché è stato lui che si è approcciato ai nostri bambini, e vorrei anche che Gaspare raccontasse di come, perché siccome questi mandala cominciavano anche a nascere nei cellulari, cioè c'era il gioco dei mandala nei cellulari, allora ho proprio chiesto a lui perché c'è proprio un capitolo dove tu parli proprio di questo passaggio della comunicazione e come effettivamente come la tecnologia può essere anche utile come strumento di meditazione. Quindi non che noi solitamente diciamo i cellulari non devono essere utilizzati, tutto secondo me, se bene utilizzato, ha un suo scopo, ha una sua finalità e raggiunge gli obiettivi che vogliamo. Ovviamente ci vuole sempre la mano dell'adulto nel condurre questi bambini nell'uso di questi strumenti, e quindi lui ha proprio dedicato un capitolo a questo aspetto, e così, e poi lo conclude mi sembra con le interviste, chiudi proprio, e dove appunto racconta due esperienze forti, ve ne parlerà lui, e di come questi ragazzini sono riusciti, attraverso i nostri laboratori, che sono momenti ludici, sono riusciti a superare momenti abbastanza impegnativi e intensi. Però lascio la parola a Gaspare, sennò poi parlo solo io. Sì, come diceva Daniela, diciamo che questo libro, almeno il mio coinvolgimento in questo libro, sicuramente nasce prima di tutto da una grande amicizia con Daniela, e da tanti anni insomma in cui ci conosciamo. Devo dire che all'inizio, quando lei mi iniziò a parlarmi del mandala,
io mi sono approcciato a questo mandato come un giornalista, no? Uno dei primi insegnamenti che mi dicevano, insomma, i giornalisti era quello di il giornalista si deve consumare le scarpe per strada alla ricerca della notizia. E quindi in qualche modo all'inizio il mio consumare le scarpe era nell'andare verso questo mondo, insomma, di cui mi parlava Daniela. E quando ti trovi davanti il mandala, in fondo ti trovi davanti una scelta, cioè puoi decidere di pensare che quello è semplicemente un foglio di carta da colorare, oppure puoi in qualche modo decidere che ti vuoi lasciare andare e magari attraverso la meditazione, attraverso il lavoro, poi quello che c'è su te stesso, pensare che quello possa essere non semplicemente un foglio di carta da colorare, ma uno strumento anche per conoscere se stessi. Diciamo che questa è stata un po' la scelta che ho fatto io, nel senso che ho lasciato un po' la parte in qualche modo analitica e scientifica del ma vediamo cos'è sto mandale, decidere di lasciarmi trasportare. E devo dire che per quello che riguarda me, il consumare le scarpe, che prima era stato un percorso appunto verso Daniele, verso il giornalista che va dalla psicologa, poi è diventato un consumare le scarpe dentro me stesso, cioè dentro comunque vedere quello che c'era dentro, quello che comunque mi arrivava dalla colorazione di questi mandala. Questo lo racconto anche perché diciamo che nel libro, nel primo dei due capitoli che ho scritto io, quello in cui racconto un po' l'evoluzione di questo strumento, racconto anche quello che è stato poi il mio rapporto, perché poi anche lì, no, è sempre l'occhio del giornalista che deve vedere qualcosa e provarla per poterla poi raccontare. E quindi c'è questo percorso che parte dai monaci tibetani che costruivano, che realizzavano questo mandala sulla sabbia con i colori, e poi oggi che il mandala ovviamente poi con il progresso, con l'avanzare le nuove tecnologie, oggi appunto ti ritrovi sulle applicazioni degli smartphone, quindi in qualche modo è come se il mandala si fosse adattato al linguaggio moderno, al linguaggio di oggi, per arrivare a quanta più gente possibile. Quindi mi piaceva molto questa immagine da un lato di questi monaci che uno si pensa, insomma, piegati a fare questa cosa, e dall'altro oggi un oggetto che magari spesso viene visto anche come spersonalizzante, perché poi sono anche tante discussioni sul fatto che si sta spesso solo dietro i cellulari, dietro questi schermi, spesso molto sterili anche. In realtà anche quello può diventare uno strumento, un modo per lavorare su se stessi. E poi appunto c'è quello che il capitolo un po' chiude il libro, ed è alla fine quello da cui parte tutto. Se volessimo, insomma, pensare a un film o una serie, come, insomma, vedere la fine e poi raccontare tutto quello che è successo prima, cioè tutto parte alla fine da quelle due storie che ci sono raccontate alla fine del libro. Noi abbiamo ovviamente dato dei nomi di fantasia a questi due, a un ragazzo e una ragazza che nel libro si chiamano Deborah e Francesco, e anche lì non è stato semplice, perché la prima cosa che mi ha sorpreso comunque è stato vedere la voglia che avevano questi due, questa ragazza e questo ragazzo, che sono due adolescenti, di raccontarsi, perché poi magari è vero che a volte, anzi spesso, insomma, i più piccoli sono senza filtri, però poi quando ti ritrovi a parlare di cose che non sono leggere, nel senso anche per due adolescenti, perché nella storia, la storia della ragazza di Deborah è la storia di questa bambina che ha subito atti di bullismo a scuola, e racconta, insomma, di come lei è stata male rispetto nel subire questo tipo di atteggiamenti da parte di tutte le compagne di scuola, e questo purtroppo sono cose di cui le cronache, insomma, sono spesso piene. E racconta ovviamente dell'incontro con Daniele, questo mondo del mandala, e ovviamente, come diceva giustamente Daniela, con l'aiuto di una terapeuta, con l'aiuto degli adulti, ma anche attraverso il mandala, questa ragazzina è riuscita comunque a tirare fuori tutta una serie di emozioni, a lavorare su quelle cose, insomma, che aveva subito. E io penso che sia molto bello il fatto che poi lei racconti che oggi il suo sogno è quello di comunque diventare a sua volta una psicologa e aiutare magari delle altre ragazzine o altri ragazzi che hanno subito quello che ha subito lei. Quindi credo sia molto bella questa crescita, insomma, che ci sia, che viene raccontata dalla ragazza.
è più, diciamo, una storia diversa, in alcun modo simile invece a quella che ci racconta nel libro Francesco, perché in questo caso è un ragazzo che per via di una situazione familiare molto complicata viveva stati di rabbia molto forti, non solo stati di rabbia, ma in qualche modo lui si era un po' isolato dal resto del mondo e non riusciva a gestire quest'ira. E anche in questo caso, cioè, comunque sentire questo ragazzo che parla di questo strumento del laboratorio portato avanti e dice che è per lui il significato, perché io ho chiesto sia alla ragazza che al ragazzo cosa fosse il mandala per loro. E lui, Francesco, nel nostro libro dice appunto che per lui è accoglienza. E quindi, come dire, detto da appunto un ragazzo che ha quella situazione familiare che ha, e ha quella situazione, anche questo credo che sia un messaggio, insomma, molto forte. E io penso che una delle cose più belle di questo libro, credo che possa essere, almeno così lo speriamo, insomma, io e Daniela credo, uno strumento anche qui per mettere comunque in comunicazione i bambini con i loro genitori, perché anche qui spesso oggi si parla della incomunicabilità che c'è all'interno delle famiglie, che spesso, insomma, capita tante volte, no? Che magari si esce fuori e vedi questi ragazzini con degli iPad per i fatti loro, i genitori che stanno mangiando e quasi manco si calcolano. Ovviamente questo il libro, secondo me, cioè, mi piace il fatto che nel libro ci siano anche dei mandala da colorare, che ci sia una parte all'inizio che è una sorta di, in qualche modo, manuale che può guidare, no, anche gli stessi adulti insieme ai genitori. Quindi a me, diciamo, la cosa che mi piace molto immaginare questo libro è un genitore con il figlio che magari lo colorano, si divertono e nel frattempo ragionano anche su, comunicano, che è la cosa forse più importante. Cosa volevo chiedere, cos'è che è più importante nell'osservare il lavoro che fanno i bambini? Il colore o le forme? Allora, nel libro si dà molta importanza, sì, al colore. Sì, libro, no? Sì. Però, ecco, qual è il rapporto tra forma e invece? Allora, nel colore c'è l'espressione proprio delle emozioni. Ognuno di noi è chiaro che ha il suo vocabolario cromatico, però il colore è un modo per il bambino per facilitare l'espressione della propria emozione. E non sempre il colore ha un significato come ci viene insegnato nella tradizione psicologica, perché nella psicologia occidentale, non so, mi viene da pensare che il colore azzurro fa pensare al colore del rilassamento, del mare, mentre siccome appunto il mandala proviene dall'Oriente ed ha una sua psicologia, un suo codice, è proprio il colore di tutto quello che possono essere le resistenze mentali, cioè ha un significato proprio opposto. Il bambino, a sua volta, non conoscendo il significato del colore, lo dà lui, e tante volte lui si avvicina molto a quella che è la psicologia orientale, perché gli dice: sto colorando di giallo perché mi sento nervoso, perché sono troppo agitato, sono arrabbiato. E sappiamo che il giallo è un attivatore, no? del nostro sistema neurocognitivo. E coincide poi con quello che è effettivamente il suo essere, il suo modo di essere, mentre la forma lì a volte loro hanno proprio delle difficoltà, perché purtroppo, come diceva Gaspare, questi bambini che arrivano da noi sono tanti, tanti, come dire, robottini, non hanno consapevolezza del proprio corpo, non conoscono si scocciano a colorare perché a scuola non colorano, si dà poco spazio alle attività espressive e soprattutto non disegnano, non sanno disegnare, e quindi loro preferiscono andare più sulla forma già preordinata, come per esempio i disegni geometrici, che voi sapete quanto di più schematico, quanto di più metodico ci possa essere, no? C'è proprio questa difficoltà, allora tu, per metterlo a proprio agio, dai lì una manciata di colori ad acquerello, a dita, a tempera, a matita, e loro partono sempre col colore a spirito, che è quello, il colore che noi cerchiamo proprio di non far utilizzare, perché aumenta ancora di più questa loro agitazione.
e poi li avvicini con le matite, perché? Perché nelle matite c'è proprio il lavorare sui compromessi, sul chiaro scuro, quindi il colore non definire, il colore che mi creo io. E ecco perché per noi è molto importante guidarli con il colore piuttosto che con le forme. Man mano che poi loro si muovono e imparano un po' a conoscere il loro corpo con gli esercizi di yoga che loro fanno, prendono consapevolezza che hanno un corpo e che questo corpo cominciano a sentirlo, e allora lì cominciano ad approcciare le prime forme. Ma credetemi, indipendentemente dallo stato socioculturale, dalla condizione psicologica, dalla condizione clinica, il 90% dei nostri bambini, che sono appunto sono laboratori eterogenei, perché noi non facciamo laboratori per settori, ma noi facciamo laboratori per bambini. Quindi ci può essere il bambino che ha una sola grave disabilità, come ci può essere il bambino nell'immagine, voi lo vedete, che in acqua abbiamo una bambina con una paralisi cerebrale che è lì, insieme a Riccardo, che è il ragazzo che un po' che ha montato il video, eccolo là Riccardo, e lavora con il proprio corpo, la bambina impara a prendere consapevolezza in acqua con il proprio corpo, e poi anche lei fa il mandala, colora, disegna il suo mandala e sceglie i suoi colori, e lei, guidata dalla mano ovviamente di Riccardo per la grave situazione della condizione della bambina, ma lei è lì in acqua insieme ad altri bambini che non hanno delle difficoltà motorie, non hanno delle difficoltà cognitive, e la cosa più bella è che non c'è differenza, cioè loro non notano queste diversità, queste differenze, per loro è tutto naturale, per loro è tutto un gioco, ma nel gioco loro imparano proprio perché poi si creano le amicizie, si esprimono loro stessi queste emozioni, no? Ti voglio bene, ci vediamo, mi vieni domani, cioè, proprio, quindi è un modo, come dire, è una comunicazione in codice, dico sempre il mandala, attraverso questo codice che è il cerchio loro imparano qualcosa che spesso magari i genitori a scuola dimenticano di ricordare ai nostri bambini. Chiaro. Io molti anni fa organizzai dei convegni a Riccione, facemmo venire dei tibetani che nel corso del convegno rimasero praticamente 4 giorni con la terra, con la terra colorata, no? C'era un mandala bellissimo, grande, molto grande, perché era un formato 70-100, forse anche di più. E poi alla fine fu distrutto, questo per la morte nel cuore, veramente. E però è stata una cerimonia molto bella, perché poi la polvere andava tutti quanti in mare, e la spangiamo in mare. Mentre qui i mandala, naturalmente i disegni dei ragazzi e dei bambini vengono conservati, chiaramente, non vengono distrutti, no? Dipende da cosa tu stai, su qualcosa stai lavorando. Ci sono quei mandala che praticamente loro li lasciano lì e rimangono nel loro archivio, insomma, nella loro biblioteca, così come ci sono i mandala che si portano a casa perché lo danno, lo vogliono donare alla mamma, al fratellino. Così come ci sono quei mandala che poi loro alla fine, proprio anche loro, li strappano, con il senso proprio di distruggere. Perché? Perché nel mandala, come fanno i monaci tibetani, non è importante, cioè non c'è estetica. Infatti i bambini dicono sempre, non ci sono mandala belli o brutti, i mandala sono tutti belli perché sono espressione di noi, siamo noi che ci esprimiamo. Il senso è proprio questo, è il percorso, cioè proprio questo lavorare. E loro per 2 ore lavorano colorando, disegnando o lavorando anche con i loro colpicini, e alla fine per loro quello che conta è proprio lo stato che raggiungono in quelle, cioè loro proprio rinunciano a questo mandala, perché il senso che noi diciamo proprio lavoriamo per questi bambini oppure lavoriamo per questo obiettivo, quindi loro si propongono l'obiettivo. E alla fine c'è quando lo tengono, c'è quando lo distruggono, c'è quando lo... Perché il senso è proprio questo, ti crei un'intenzione, un obiettivo, e quindi è come una preghiera, no? Un rosario, è una meditazione. In quelle 2 ore loro lavorano per quell'obiettivo, e alla fine se lo portano o se lo tengono lì non fa differenza, ben volentieri ci rinunciano. E questa è un'altra cosa importante.
il non essere attaccato proprio a tutto quello che può essere materiale, il senso proprio che loro lo dissolvono appunto i monaci tibetani, perché proprio questo senso di, come dire, di portare pace, di portare benessere nell'universo e quindi nell'acqua, perché appunto passa nell'universo, insomma, si distrugge. E loro in qualche modo i principi sono sempre gli stessi nei nostri laboratori. Ci rifacciamo, perché quando ho iniziato questo percorso con i mandala, è chiaro che ho dovuto fare una mia formazione con uno psicanalista junghiano buddista, con i buddisti, con i lama, con un lama tibetano, con i nativi americani e con gli induisti e anche con un esperto in arte gotica, perché è chiaro che per ognuno di loro il mandala è uno strumento molto importante e significativo, e quindi tu devi mantenere il rispetto per questo strumento. E il lama tibetano mi ha insegnato proprio a togliere tutto quello che era la parte religiosa, perché per noi è uno strumento di meditazione, è una tecnica di rilassamento, è uno strumento, per loro è uno strumento sacro. Quindi pur rimanendo, cioè pur lasciando fedeli i principi del mandala, è chiaro che alla fine, cioè, tu, l'obiettivo perché noi lo utilizziamo è, diciamo, un po' diverso, simile per certi aspetti, ma diverso nel senso che non è una preghiera, perché noi lavoriamo sulla spiritualità, ma la spiritualità che noi definiamo è intesa come spiritualità laica, cioè noi sulla resilienza del bambino, sulla nostra anima. Quindi l'obiettivo è proprio questo, potenziare tutto quello che il bambino ha dentro, tant'è che loro alla fine del laboratorio ti dicono: adesso l'abbiamo capito perché tu lavori con noi, perché tu vuoi che noi troviamo dentro le soluzioni, non dobbiamo chiedere alla mamma, non dobbiamo chiedere, aspettare che ci sia qualcuno, pregare perché ci succedano, noi dobbiamo trovare. Quindi quando abbiamo paura o quando per esempio abbiamo gli attacchi di panico, allora noi respiriamo, stiamo fermi, respiriamo forte e ci ricordiamo che dentro abbiamo dei polmoni grandi. Ecco, sono bambini di 6 anni, 7 anni che ti dicono questo, con delle problematiche, però tu in questo hai raggiunto l'obiettivo, perché hai dato uno strumento al bambino di cura per sé, di cura di sé, cioè un prendersi cura di sé, e questo è il senso del mandala. Ecco perché poi l'immagine perde di potere, cioè non ha più significato per loro. Per loro è importante proprio il viaggio che fanno per arrivare a se stessi, cioè quella parte centrale di loro che è la loro resilienza, l'empowerment, no? Qualcosa con, cioè questa risorsa con cui noi nasciamo e che però dimentichiamo di avere perché siamo distratti da tutto quello che è il tecnicismo, lo stress quotidiano, eccetera, eccetera. Ecco perché magari piace anche alle mamme, piace ai papà questo tipo di lavoro, e spesso la sera si ritrovano a colorare i mandala. Durante la pandemia, per esempio, spesso mi dicevano: ci puoi inviare, perché passavano giornate intere a fare questo tipo di... E i bambini erano totalmente distratti da quello che era il terrorismo che i mass media creavano a causa di questa respirazione, no? Perché avevano cominciato ad avere paura che anche loro potessero morire, perché appunto era legato al respiro questo. E lavorare con i mandala li teneva lontani da queste paure. Parlando dei bambini, quali sono la fascia di età che risponde di più a questo tipo di discorso che porti avanti con tanto entusiasmo e tanto amore? Allora, noi portiamo avanti dei laboratori dai 0 ai fine vita, cioè ai 100 anni, nel senso che abbiamo dei laboratori per categorie. Sono molto frequentati i laboratori per adulti, proprio per loro ormai ci sono proprio persone che lo fanno da 10 anni, anche di più forse, e loro ogni lunedì si riuniscono, e quando appunto durante la pandemia mi hanno proprio chiesto: continuiamo a farlo online, perché per loro è importante questo appuntamento settimanale. Dove appunto loro lavorano, lì si lavora sulla visualizzazione, chiaramente si fa un lavoro un pochino più strutturato con gli adulti, e questo è il laboratorio degli adulti. Per quanto riguarda i bambini amano venire ai laboratori di mandala, purtroppo non abbiamo i genitori che ci collaborano, perché questi bambini sono troppo impegnati a fare musica, danza, inglese, francese, tedesco, sono nevrotici. Perché è chiaro che i bambini devono avere sempre, devono essere l'eccellenza, tutto quello che i genitori magari non è riuscito a raggiungere, loro deve raggiungere il figlio.
E quindi tante volte questi bambini iniziano questi laboratori e poi sono distratti da queste altre cose, e quindi poi tu te le ritrovi, come dire, ad intermittenza, poi ritornano di nuovo, fanno una pausa di 2 mesi, 3 mesi, poi ritorno perché appunto hanno sviluppato delle ansie e delle paure, e quindi lì in qualche modo, come dire, il laboratorio deve, con la bacchetta magica, deve andare un pochino ad aggiustare queste. Quindi i bambini in questo senso sono un po' precari, cioè non sono proprio continuativi, ogni volta noi iniziamo un laboratorio ma non riusciamo a portarlo sempre a termine perché appunto i genitori non li possono accompagnare, eccetera eccetera. Gli adolescenti amano lavorare su c'è anche questa moda, no, ormai, dello yoga, della meditazione, quindi loro amano lavorare su se stessi, ma più con la musica. In questo noi abbiamo anche Riccardo, che è un insegnante di musica, oltre che appunto il nostro filmmaker, insomma un po' i volontari cioè, fanno un po' tutto da noi, e lui tiene delle lezioni di musica con questi ragazzini perché loro vogliono farlo attraverso appunto attraverso la musica, e in questo caso gli adolescenti appunto sono seguiti in questo senso. Quindi diciamo che i più amanti del laboratorio di mandala sono proprio i più piccoli, che vanno dai 6 ai 10 anni. Questi sono i grandi amatori del mandala, proprio loro amano, anche perché poi noi usiamo tante cose, usiamo le pietre, usiamo le sabbie, e loro stessi colorano le sabbie, gli abbiamo insegnato come colorare le sabbie, e la pittura, tutto quello che è espressione, insomma, di colore, di forme, loro lo fanno nei nostri laboratori il pomeriggio, che solitamente, infatti, come giustamente diceva il nostro editore, questo non è un orario perché avevamo approntato noi un laboratorio di mandala per i bambini, però i nostri laboratori sono dalle 15:30 alle 17, o 17, 18:30, insomma questi sono gli orari in cui i bambini solitamente frequentano i nostri laboratori, mentre le mamme e i genitori la sera, dopo le 20, giustamente si finisce di lavorare e si viene a fare il laboratorio, noi diciamo, antistress. Una grossa fonte di ispirazione del mandala sono veramente le che sono nelle nostre chiese, i rosoni, i grandi rosoni, cosiddette rose, no? Rose scolpite nella pietra, no? E qui c'è il padre, infatti, il padre è citato dal giorno di San Zeno. Ma a questo punto non so se c'è qualche domanda che da rivolgere. Salve, intanto mi sentite, non voglio che serva il microfono. Mi sentite? Sì. Allora, la mia domanda era un po' un confronto tra come nasce il mandala, nel senso, nasce in un universo simbolico molto diverso da quello in cui voi l'avete traslato, adattato a scopo terapeutico, che probabilmente in qualche modo lo aveva già in origine. Quindi mi chiedo un po' quali possono essere delle cose in comune e invece delle cose in qualche differenza tra come nasce il mandala e come poi voi lo state utilizzando e adattando. Okay. Allora, molto diverso non è, perché in Occidente il mandala, come ben saprai, penso sicuramente sì, noi lo conosciamo attraverso Jung, perché io non ho fatto nulla, cioè ho semplicemente portato, come diceva il nostro editore, 30 anni fa fu scritto, loro hanno appunto pubblicato il primo libro di mandala, però il mandala esiste dai tempi dei tempi, voglio dire, e Jung ne parla tantissimo nel libro rosso, lui ci ha dedicato 4 trattati sul mandala. Jung ha un po' curato la sua persona attraverso questi schizzi, no? E il significato è un po', si può dire, simile da sempre. Per esempio nella medicina dei nativi americani viene utilizzato per curare la persona, e quindi vengono organizzati questi riti dove appunto c'è questa persona che deve essere come dire, liberata da tutta quella che è la negatività, e viene fatto un cerchio attorno di fuoco attorno a lui, e poi c'è tutta la procedura. Quindi alla fine c'è il senso più o meno è sempre lo stesso, è quello della cura, dell'andare verso il centro, cioè è proprio di trovare
il centro, che è quella parte che nessuna malattia, nessun disturbo può ledere, che è proprio la tua spiritualità, cioè l'unica parte sana che noi abbiamo e che non è, come dire, intoccabile da questo punto di vista, no? Quindi io infatti i nostri laboratori non sono dei laboratori di psicoterapeuti, io l'ho portato, ho modellato il progetto, ma sono condotti da persone che è un insegnante di musica, un'altra che è laureata in giurisprudenza, e cioè, casualmente a volte tu puoi trovare anche una psicologa, ma non è una psicoterapia, tutto viene fatto in maniera ludica, è un gioco. Ovviamente loro sono formati, fanno un percorso di formazione con me e con un altro insegnante, dove loro conoscono un pochino in che direzione devono andare e conoscono anche il significato del mandala. Quindi in questo senso c'è uno strumento che tu ti porti a casa, tu stasera prendi questo libro, te lo porti a casa, lo leggi e cominci a colorare, tu ti rendi conto che tu stessa stai lavorando su te stessa, non ti stai facendo autoterapia, ma stai proprio dialogando con te stessa, c'è un momento in cui tu ti distrai, vuoi fare altro, no? In ospedale per esempio molte volte anche gli infermieri, perché abbiamo creato una sala di arte terapia, e loro tante volte si chiudono nella loro stanza e cominciano a colorare perché dicono voglio trovare un momento proprio di stare in pace con me stessa. Quindi è proprio questo, ti mette in contatto con te, e la cosa più bella è che ti mette in contatto con te e ti aiuta ad accettare o a fare entrare, ad accogliere tutte le parti che magari non ti piacciono di te, perché tu puoi scoprire che mentre colori magari sei nervosa, tu pensi no, io sono una persona abbastanza rilassata, oppure cominci a piangere, ti irriti. Il mandala ha questa capacità di fare uscire, e quindi di alleggerirti in questo senso, far uscire quello che c'è dentro di te e soprattutto di dire ok, tu sei anche questa. Ma nello stesso tempo dice non ti liberare di questo, e metti ordine, soltanto cioè, lasciaci uno spazio che magari non interferisce nella tua vita, e quindi ti aiuta anche a capire che tu puoi essere anche aggressiva, che puoi essere passiva, che puoi essere noiosa, che puoi essere nevrotica, così come puoi essere dolce, sensibile, anzi proprio l'opposto, dice ok, non me ne devo andare dallo psicologo perché sono nevrotica, no? Cioè quindi ti dice ok, va bene, e Daniela, cioè, datti una moderata, vedi un attimino di mettere ordine, organizzati, capito? E te lo dice mandala senza che, cioè, lo capisci da sola, capito? Tu dici ma mi sembra assurdo, prova e vedrai, poi magari ci sentiamo e probabilmente, perché è quello che dicono le persone, no? Dicono ma io non pensavo che una cosa così futile, una cosa così banale avesse questa capacità. Dico, ma che sono dei cerchi magici? No, perché tante volte tu pensi che lo fanno, noi per esempio teniamo i team building con gli oncologi e loro si mettono lì a terra e a fare, perché noi abbiamo portato le immagini che riguardano i bambini, ma se vi facciamo vedere immagini di ingegneri, cioè i nostri laboratori sono frequentati da architetti, ingegneri, avvocati, persone che magari durante la giornata sono molto lontani da quella che è la filosofia del mandala, no? Però la sera lì sono lì e tante volte loro proprio a casa anche spontaneamente fanno questo tipo di esercizio, io dico sempre. Quindi non so se ho risposto alla tua domanda, però il senso è un po' questo, ecco perché ti dico non lo so se poi c'è differenza, non lo so, io non la trovo, però se c'è magari me la spieghi. No, io sì. Era una riflessione, sì. Diciamo. Sicuramente vedo molte cose in comune e sì. Mi interrogo, beh, comunque ovviamente è un laboratorio messo su da lei che è comunque una terapeuta, quindi ovviamente ci deve essere qualcosa. Ma guarda, allora ti dirò, quando io, infatti io sorrido perché io sono un cognitivo comportamentale, negli Stati Uniti ho sempre fatto ricerche, quindi io nasco come ricercatrice, evidence-based, no, molto lontano dalla spiritualità. Quando io ero in America, un giorno io proprio ho sbagliato piano, perché dovevo andare io al settimo piano e sono andata al nono piano, e lì mi sono ritrovata in una stanza gestita da nativi americani. Ho detto ma cosa stisce? Cioè io proprio così, ho detto in siciliano, ma cosa stisce? Perché mi sono sentita fuori dal mondo, ho detto ma da che tu sei messa là a fare test, statistiche? Ti ritrovi in queste persone che erano
di una serenità, c'era un'atmosfera proprio, cioè proprio ti sei sentito come se tu ti sei fatta, che ne so, una rana, io non l'ho mai fatto, ma penso più o meno così. E sono scesa, infatti il mio stesso mentore mi disse, ma what happened? Ma cioè, è sbattuto dalla testa, che è successo? Perché mi sentivo un po' ancora. Poi dopo, quando sono tornata in Italia, perché prima ancora un volontario mi aveva detto, sai, esistono i mandala, e li senti, cominciano con queste cretinate, cioè lì l'evidence based, cioè non ti mettere queste cose. Per cui quando poi sono tornata dall'America, mi hanno regalato un album di sti cerchi, ho detto, ma che, di nuovi cerchi ci sono qua, ma che sono sti cerchi? Perché ho cominciato a guardare su internet, no, dico, ma vado, quando vado a vedere di che stiamo parlando, perché mi sono sentita quasi un po' inseguita. Da lì mi si è aperto un mondo, cioè è una cognitivista è proprio che su lei ho cominciato il percorso con gli psicanalisti junghiani e buddisti. Sono andata a finire in una riserva buddista perché nel frattempo i pazienti diventavano tutti buddisti, perché ho cominciato io, mi sono completamente stravolta, ma ripeto, non l'ho cercato io. È il mantra come la casa editrice arrivata da me. Sono sempre queste le cose che mi arrivano. Allora io mi ricordo di un supervisore che mi diceva sempre, ricordati che sono le cose che arrivano a te, tu non chiudere mai le porte a niente, accogli e cerca di capire perché ti arrivano. Per cui ho memorizzato questa cosa, infatti da ricercatrice ho cominciato a studiare, quindi ho conosciuto e mi sono un po' imbattuta nel libro rosso di Jung, che non so se lo conoscete, e quando di più per una cognitivista, cioè studiare la psicologia junghiana è lontano, proprio anni luce. Eppure anche lì ho conosciuto un nuovo modo, perché per Jung c'è il processo dell'autorealizzazione del sé, arriva proprio attraverso questi schizzi, questi cerchi che i suoi pazienti sognavano, questi cerchi, queste piazze, queste allora, e soprattutto questi schizzi circolari che lui faceva e che di giorno in giorno cambiavano perché in funzione del suo stato d'animo, perché aveva litigato con Freud, penso che più o meno conosce la storia, no? E quindi lui capì che il processo dell'autorealizzazione attraverso e quindi mandare un processo di individuazione della personalità. E allora lì poi, ovviamente, poi con i nativi americani per capire cosa facevano in questo nono piano, e poi con gli induisti, insomma, cominciai ad entrare io stessa in crisi. Per 5 anni ho fatto una lunga formazione con loro. E poi piano piano ho proprio modellato perché ho detto, beh, perché non utilizzarlo anche con i pazienti a questo punto? Perché non sperimentare? E così l'ho sperimentato proprio con i pazienti oncologici, pensate. Tanto che cioè, a quel punto noi proprio abbiamo creato un laboratorio di arte terapia dentro l'oncologia, che gli oncologi stessi all'inizio mi dissero, ma non è che sono cose, sai come sono i medici, esoteriche, queste immagini, se viene qualcuno che... E io sono andata molto sul semplice, perché poi dipende anche come tu proponi le cose. Fin quando poi dopo un mese loro stessi ci hanno chiesto, ma ce li puoi disegnare qua i nostri mandala così, ripersonalizziamo i nostri camici, e io voglio per esempio il quadrato, io voglio il triangolo. E quindi alla fine è diventato che poi era uno strumento che poi man mano i pazienti li attaccavano nella stanza e l'avevano personalizzato questo ambiente. E negli anni abbiamo detto, ma... E con quelli che sono allettati che facciamo? Non possono arrivare nella stanza. E quindi cosa abbiamo fatto? Io ho preso sai, i carrelli quelli dei farmaci proprio che passano per la terapia? Lo abbiamo trasformato in un laboratorio itinerante. E quindi questo laboratorio che si sposta a capezzale del paziente in maniera tale che chiunque può accedere a questo laboratorio. E anche sempre un nostro volontario lo ha proprio creato insieme al nostro vicepresidente, che è un ingegnere, per dirvi che non è che siamo psicologi, lui è un ingegnere, l'ha progettato e l'ha costruito, e così l'abbiamo fatto entrare anche là dove era difficile arrivare. Con dei buoni risultati, perché? Perché come pensai, negli Stati Uniti se tu non dimostri che qualcosa funziona sei fuori o sei completamente spacciato. Per cui accanto mettevo tutta la diagnostica tradizionale della psicologia tradizionale, quindi l'MMPI, il BEC, il Cognitive Behavioral Assessment. Effettivamente i livelli di ansia, i livelli della fatica, tutti quei sintomi che erano correlati e diminuivano gli effetti collaterali, le persone non vomitavano più quando arrivavano in ospedale, non bussavano più dal medico perché volevano e quando andavano in chemioterapia dicevano, ma me lo posso portare così durante la chemio mi distraggo colorando.
Quindi è chiaro che tutto questo ti dà poi il feedback, ti dice ok Daniela, continua nella ricerca, ecco che poi mi sposto sui bambini. Dico perché? Perché ho lavorato sia, il mio lavoro è lavorare con i pazienti oncologici ma anche con le disabilità. E quindi ho detto ok, trasferiamolo. E poi ho detto ma perché devo trasferirlo solo a chi magari ha un problema? Trasferiamolo anche a chi non ha problemi, così, come prevenzione primaria. E così abbiamo iniziato con questi laboratori aperti appunto a bambini che piuttosto che farsi appunto la palla a canestro vengono da noi a farsi il laboratorio di mandala. Sei una missionaria. No, sono un'appassionata di mandala, insomma. Sì, siamo degli appassionati di mandala, ma un po' tutti i ragazzi, cioè sono venuti dall'estremo sud, no? Ma per questo momento, ma in maniera del tutto volontaria e spontanea, proprio per l'amore che hanno dei mandala. Tutto qua. È contagiosa allora. È contagiosa, sì. Sì, è molto bene. Sto cercando di contagiare anche voi, non so se si è capito. No? Intendete cercare di contagiarvi. Noi ci spostiamo in tutta Italia comunque, perché io sono sempre in giro con i miei trolli a formare. Anche 2 anni fa abbiamo fatto per esempio un corso per gli anestesisti a Milano, non mi ricordo qual era l'ospedale, dove appunto gli anestesisti volevano far entrare un laboratorio di mandala dentro il reparto, poco prima che appunto i pazienti affrontavano un intervento chirurgico. E quindi sono venuti loro proprio da Milano, sono venuti in Sicilia per fare questo percorso, ed erano dei medici e ci hanno conosciuto così tramite i social. Questo per dirti che cioè, sono sempre, cioè, quando arrivano queste cose che fai? Chiudi la porta? Non puoi chiudere la porta. Certo, è più rilassante tentare quantomeno di dipingere un mandala che non cercare di meditare, no? Cancellare la mente, sì. Con l'homme, sì. Oppure la candela, la finestra. Sì. È più distensivo, sì. Perché nel momento ti scarichi, sì. E ricarichi, sì. Nello stesso tempo. Sì, no? sì, infatti è questo. È una forma di meditazione attiva, sì. Perché in Occidente noi abbiamo bisogno di fare le cose per stare bene. No, magari in Oriente c'è questa filosofia, noi non ce l'abbiamo, vabbè, ma lo stesso possiamo. Ma è un po' quello che sono i principi della mindfulness, no? Capanzini infatti era un biologo e portò la mindfulness nei corsi di formazione per i medici, e dove appunto sperimentò anche uno strumento come si può misurare la spiritualità nelle persone, dove appunto per spiritualità intendiamo qualcosa di molto laico, cioè lui, ma la stessa OMS ti dice non importa cosa fa il paziente, quello che importa è cura anche questa parte della persona, cioè se disegna fallo disegnare, se fa musica fagli fare musica, se fa yoga fagli, perché c'è questa parte che sicuramente è quella che è la parte più sana e sicuramente migliora la compliance alla malattia, alle terapie. E difatti ci sono fiumi e fiumi di letteratura di come appunto la mindfulness ha una grande efficacia, perché proprio si sposta veramente l'asse proprio da un punto di vista neurocognitivo, da un punto di vista proprio chimico anche della persona, e quindi cioè, il mandala un po' rispetto a questi principi, abbandona il giudizio, ascolta, lascia che le cose accadano, fluiscono spontaneamente, questo, cioè non ci sono regole artistiche, nient'altro, ma è un lasciare fluire. E nel lasciare fluire ti dice ascolta quello che il tuo corpo ti dice, quindi questo è molto importante per i bambini, perché se sanno che sta per arrivare l'ansia, loro sanno, dicono aspetta, ma facciamo un respiro, coloriamo un pochino e guarda che poi ci passa. Ed effettivamente cioè, è una cosa come dire, quindi puoi avere un effetto terapeutico, ma lo scopo è quello di dare uno strumento così di benessere alle persone. Mi ha molto più che risposto. Sì, e poi io mi metto a chiedere. Per esempio c'è quello di mandala Montessori, che è quel cerchio, riprende un po' lo strumento della Montessori, e tu loro imparano la matematica attraverso questo mandala, dove loro man mano che fanno 2 per 1, 2, mettono la lana in questi cerchietti,
E alla fine hanno costruito una stella, per esempio, quindi imparano anche la stella quante punte ha, la forma geometrica, e nello stesso tempo ricordano, associano l'immagine al numero e quindi ricordano la tabellina meglio. Ma questo ce l'ha insegnato Montessori, quindi io non ho fatto altro che prendere tutto quello che c'era in giro e l'ho messo insieme. Capito? Ecco perché quando appunto mi ha chiamato l'editore mi disse che, perché poi io l'ho completato, perché lui lo sa, per il primo libro ci ho messo 5 anni, questo ci ho messo 10 anni per scriverlo, no? Ma perché io non faccio la scrittrice, sono un clinico, quindi racconto di esperienze e metto insieme. La pandemia, e questo è stato un effetto collaterale della pandemia, quindi stando a casa l'ho completato. E quando lui mi ha chiamato, ha detto, sai, il libro... Posso dire per me che la pandemia, perché se tira fuori queste belle cose, naturalmente... Cioè, sono rimasta veramente... veramente molto stupita, anche perché è un momento difficile, cioè non è, voi state vedendo, perché non è perché oggi piove, è perché questi sono anche gli effetti un po' della pandemia, cioè non è più facile fare anche presentazioni in presenza, quindi quando loro mi hanno detto lo vogliamo pubblicare, per me era una cosa che cadeva dal cielo, sotto Dio, un altro miracolo. Quindi è stato veramente, sono stata veramente felice per i bambini, strafelici. Proprio strafelici perché poi si sono ritrovati, l'hanno comprato, l'hanno regalato ai loro compagnie, cioè la cosa, devo dire che Gaspare mi ha molto aiutato. Gaspare è un giornalista molto stimato, è, come dire, è molto discreto e quindi sa entrare nel cuore e, e nelle menti delle persone con molta delicatezza e veramente rispetto. Io ti chiedo scusa, non mi ho fatto parlare. No, abbiamo visto che c'è una futura mamma. Abbiamo visto che c'è una futura mamma qui, un'altra lettera. Sì. E quali vantaggi può trarre dalla... l'attesa. Perché io ho pubblicato un libro, la comunicazione tra la mamma e il bambino, della, adesso non mi ricordo più come si chiamava, l'autrice, che tra l'altro è mancata cosa mi ha portato, era una donna meravigliosa, non c'è lei che faccia ricerca di questo tipo. Posso portare due esperienze dirette di una mamma che sta per partorire, forse perché partorisce a giorni, ha fatto questo percorso con il mandala, e di una mamma che ha già partorito, ha partorito un piccolo Buddha. Perché? Perché durante appunto l'altra mamma è la mia, è mia nipote, quindi sono prozia, come se fosse una nonna, giusto? E lei ha fatto questo, siccome appunto la pandemia ha chiuso tutte le porte, e quindi ha detto va bene, e facciamo questo percorso con i mandala della gravidanza, cioè non si potevano fare i corsi di preparazione al parto. E lei ha fatto tutto questo percorso di mandala, con la scelta ovviamente delle forme, dei colori, con molta meditazione, e sicuramente ha affrontato la gravidanza e il parto in una, nella maniera più serena che si possa pensare. Ha dovuto affrontare anche perché per delle complicazioni ha dovuto fare un parto cesareo non previsto, però cioè lei era sveglia, quindi ha visto, tra l'altro la bimba è nata che c'era il rischio che magari non moriva perché c'erano dei problemi, no? E quando, cioè, ecco, quando dico anche le difficoltà, in quel momento difficile lei è riuscita a mantenere la calma e la bimba è nata strabene. E oggi la bimba, infatti, Riccardo dice questo, tutti si innamorano di questa bimba perché ride sempre, sorride, mangia, dorme. Ogni tanto emette un grido, ma giusto per dire ci sono, esistono, però è di una serenità incredibile. Stessa cosa per l'altra mamma, che era una mamma, perché questo è un periodo in cui appunto sta pandemia non fa vivere la gravidanza come si dovrebbe vivere, perché non si possono fare tante cose. E questa mamma pure è serena, sta aspettando di partorire, e lei durante appunto, perché lei cosa faceva? Durante la gravidanza loro colorano questi mandala, fanno questi esercizi di respirazione e poi dedicano ogni giorno o ogni settimana, comunque lavorano su un mandala e poi insieme al bambino o alla bambina che al midrembo scelgono i colori da utilizzare. Questi mandala vengono fatti anche appoggiare sulla pancia della mamma in modo per creare una connessione con il proprio figlio ed effettivamente per fare sentire anche il colore, le vibrazioni, perché i colori sono vibrazioni, ragazzi, su questo, cioè, ci sono studi scientifici in merito a questo, no?
E quindi noi sappiamo quanto il colore può anche creare dei cambiamenti chimici nella persona, quindi se è nervosa la può rilassare. Ripeto, indipendentemente anche il rosso ti può rilassare, perché ognuno ha il suo colore, quindi non c'è quel colore, se usi quel colore, anche il nero per esempio è un colore straordinario nel mandala, perché è il colore proprio della rinascita, perché il fiore di loto nasce da un colore scuro, no? E quindi come appunto abbandonare anche questi pregiudizi sui colori, perché uno pensa, ah ma io ho sognato delle cose, del colore nere, delle cose, invece no, perché è trasformazione. Quindi per questa mamma che aspetta, io consiglierei di prendersi, esistono poi due bei libri che non sono pubblicati da, non lo so chi li ha pubblicati, comunque su Amazon, sono proprio mandati durante la gravidanza, dove ci sono proprio queste figure, anche ci sono dei bambini, ci sono delle forme, i cuoricini, e loro li, e poi c'è una frase abbinata, non so chi l'ha scritto, però comunque l'ho trovato su Amazon, e c'è proprio la frase quotidiana, e quindi c'è la frase su cui loro meditano quel giorno, e mentre meditano su quella frase colorano quel mandala. E questa è un'altra cosa che loro hanno fatto, per esempio. Però vi devo dire che poi a un certo punto l'hanno abbandonato, hanno cominciato loro a fare spontaneamente i loro mandala e i loro colori. Ma facevano anche le torte, per esempio, queste si divertivano con le torte riempiendole di frutta, ed era, cioè, un mandala per loro. È il percorso, proprio questo, ed è un modo per dialogare con i propri bimbi, che sono in greco, è una comunicazione in codice, ve l'ho detto, quindi si comunica attraverso l'immagine e il colore. E io consiglio di farlo a questa futura mamma, perché veramente sentirà. E un'altra cosa che consiglio è quello di, noi mettiamo sempre una musica, però la musica che noi mettiamo sono, non sono parole, cioè puoi scegliere musica classica, puoi scegliere un mantra, l'importante è che non sono parole, perché? Perché la canzone ti porta a pensare, mentre nel mandala l'obiettivo è svuotare la mente, liberare la mente dai pensieri. E quindi ognuno si sceglie la propria, per esempio gli adolescenti amano molto il rock, la musica che è rumore, no? Loro si rilassano così. I bambini amano per esempio la musica di Michael Jackson, no, ognuno ha, ogni generazione ha le sue preferenze, e poi invece gli adulti magari sentono di un'altra o quant'altro. Questa mamma dovrebbe fare mandala, no? Tu che ne pensi, Gaspar? Tu cosa dice di lei? No, ma ognuno poi si trova la musica, è talmente personale. Ma tu sei un esperto di musica, no? Ognuno veramente la sua. Il mamma in funzione lui suggerirebbe, no? Tante domande. Lo comprerete il libro allora stasera? Alla fine sono sempre un figlio di un marciante, insomma, per cui esce fuori questa vena. Quello che comunque va consigliato a chiunque fa un mandala è proprio quello di abbandonare il fatto, cioè di cercare l'estetica. Infatti noi quando gli adulti li fanno senza luce, cioè proprio con una candela accesa, perché il colore, e loro infatti prendono a caso i colori, proprio per capire come si sente. Cosa preferiscono, il pastello oppure preferiscono la matita? La matita, Sì, la matita, perché ripeto, la matita ha anche uno scopo terapeutico, perché con la matita loro creano il colore. E noi, perché quando lo usiamo per esempio in terapia, siamo noi che un po' li indirizziamo, e quando dobbiamo farli lavorare sui compromessi, sull'accettare nelle terapie di coppia per esempio, allora lì tu appunto gli fai creare un colore con i colori che tu dai, e quindi rimanere lì stretta in quelle che sono certe regole. E loro devono lavorare con questo stato di insofferenza, dicono io vorrei prendere un altro colore. E beh, lavora su questo, cioè impara a stare anche con questo disagio. Quindi date una gamma di matite fissa, diciamo, i colori base sui quali loro possono comporre. Sì. Altrimenti diventa arte, cioè noi non siamo insegnanti di disegno. Io personalmente non, per me va bene qualsiasi cosa, quello che è importante è appunto questo, proprio lavorare sul i bambini invece per esempio amano molto le sabbie colorate, quindi mischiare le sabbie, vabbè, fanno andare tutto il giorno, no? Quindi si divertono con queste sabbie colorate. Io
avete altre curiosità da, da chiedere, no, da approfondire. Tanto ci può dire l'esperienza con la musica. Ma la musica non è, accompagna mentre loro dipingono, no? Mentre loro dipingono, certo. Un sottofondo. Ecco, preferiscono la musica classica, oppure mettete musica più, più attiva, più allora, movimentata. Con le punti mettiamo, i bambini amano per esempio i nativi americani, la musica dei nativi americani, quindi loro c'è la musica a percussione, c'è cioè anche molto vicino al loro modo di espressione, no? Mentre i grandi preferiscono più proprio i mantra, e come Om Mani Padme Om, cioè questo, perché l'obiettivo è proprio fare sempre continuare sempre una stessa frase, una stessa ripetitiva. Prego di svuotare un attimino la ragione. E dove si trova nella metodologia che per esempio illustra il principio a cui hai fatto cenno prima, cioè appunto questo di lavorare con un compromesso dando soltanto dei colori imposti, eccetera? Allora, questo io lo accenno nel libro Il mandala contro il cancro, nel primo libro, perché lì parlo molto di psicoterapia. E allora lì nella prima stesura ho proprio messo tutto la mandala terapia, ho fatto proprio un capitolo sulla mandala terapia. Su questo io spiego anche come può essere utilizzato, infatti è un libro che è ben utilizzato anche dagli insegnanti, cioè qui ho descritto più l'aspetto didattico, perché obiettivamente, siccome appunto è molto apprezzato dagli insegnanti questo libro, è un modo perché anche gli insegnanti o anche i genitori possono, come diceva Gaspare, lavorare con i loro figli, e quindi spiego anche questo, non l'aspetto terapeutico, ma l'aspetto più didattico, cioè di come aiutarli anche a stare attenti, a potenziare la creatività, eccetera, eccetera. Questo è più un libro proprio che si avvicina alla didattica, infatti l'obiettivo, come diceva Gaspare, no? Era quello di anche farlo entrare nelle scuole. Proprio perché è molto fruibile, molto comprensibile, come è diretto, sì, ti spiega. Sì, perché le insegnanti spesso quando andiamo a scuola cosa ti dicono? Sì, ma noi vogliamo sapere cosa dobbiamo fare per gestire. Ok, adesso cioè noi ti diamo un libro su cui tu puoi seguire passo passo quello c'è che c'è la fondazione Besto, no? Che facevano, fanno sì, dei corsi per insegnanti, cioè, sì, 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 di sostegno e quant'altro, eccetera. Sì, sì, siamo un po', il nostro progetto è proprio questo, proprio perché appunto i progetti per i pazienti, per i bambini oncologici sono tanti e quindi abbiamo bisogno di raccogliere quanto più fondi. Per esempio adesso sta nascendo anche un centro di cure palliative da noi, e questo grazie a tutto il lavoro che insomma si fa anche di volontariato, quindi. Purtroppo la malattia oncologica è una malattia che è del secolo, no? E quindi chiaramente c'è necessità di lavorare in questo ambito e di fare dei progetti che non sono i classici progetti medici o terapeutici, perché le persone hanno bisogno di sentirsi sane, ma hanno bisogno di avere sempre il medico e poi l'analista che ti fa sentire quindi malato non soltanto nel corpo ma anche nella psiche. Questo tipo di lavoro è un lavoro che dove ti fa sentire sana, perché tu sei sana, e che la malattia, allora ad un certo punto dicono beh la malattia è qualcosa che non mi appartiene, arriva dall'esterno, non è dentro, quindi io non sono solo malattia, io sono anche malattia. Anche la terminologia stessa negli ultimi anni è cambiata, la persona che ha una malattia, non la persona malata, proprio si cerca di recuperare la dimensione della persona. Vediamo, possiamo anche chiudere allora se non ci sono altre domande. Va bene così, siete contenti, soddisfatti, avete appagato la vostra curiosità. Se abbiamo qualche minuto ancora se volete approfittarne, se no chiudiamo qui con una. Non si può dire una bella buona serata, perché chissà cosa c'è.
che cosa ci aspetta fuori, eh? Che cosa ci aspetta fuori? Piove ancora, no? Vediamo di nuovo. Beh, io allora vi lascerei anche con un piccolo dono, ognuno di voi se vuole può prendere uno o due mandala da colorare e portare dai bimbi che conosce anche, l'avevamo preparato per i bimbi, quindi se volete potete portarle o anche colorarli voi, perché comunque ogni tanto, come dire, tornare nel nostro essere bambini non, male non ci fa. Abbiamo bisogno di leggerezza ogni tanto, la vita non può essere sempre stress. Grazie.